Benvenuti amici miei in questo nuovo episodio di Unsettling Records World Beyond. I fenomeni paranormali sono notoriamente difficili da catturare su fotocamera, tuttavia, in mezzo ad un mare di bufale, ci sono alcune foto che ci faranno trasalire e che ci faranno riflettere sugli strani rumori che sentiamo costantemente durante la notte. Durante il secolo scorso, centinaia di esperti e scettici hanno analizzato migliaia di fotografie, smentendone molte, ma non riuscendo propriamente a smentirne altre. Quelle che andremo a vedere stasera sono 5 delle fotografie che hanno resistito alla prova del tempo e che tuttora non riescono a non farci sorgere qualche domanda. Bene, mettetevi comodi amici miei, spegnete le luci, indossate le cuffie e se vi sentite osservati, tranquilli, è normale. D'altra parte si sa, non siamo mai veramente da soli. Nel 1959, questa foto divenne famosissima. È stata scattata dal reverendo R.S. Balance al Corroboree Rock, vicino ad Alice Springs, in Australia. La cosa interessante è che molti interpretano questa foto in maniera diversa. Che cosa vedete guardandola attentamente? È un uomo o una donna? Sta indossando un abito da sera o delle vesti cerimoniali? Che cosa sta facendo con le mani? Questa foto è in circolazione da molti anni ed è stata analizzata da esperti e critici, ma ancora oggi sfida ogni tipo di spiegazione. Ad oggi non sarebbe difficile falsificare questa foto con i moderni software di manipolazione, ma sarebbe stato quasi impossibile farlo nel 1959. Secondo le leggende del sito, il luogo era conosciuto per essere usato dalle antiche tribù degli aborigeni per le loro terribili cerimonie. E secondo il reverendo che ha effettuato lo scatto, non c'era altra attività umana nella zona al momento della foto. Questa famosa fotografia di fantasmi è stata scattata nel 1959 da Mabel Chinnery. Marzo del 1959 a Ipswich, Suffolk, la signora Mabel Chinnery e suo marito si recavano ogni anno in pellegrinaggio alla tomba di sua madre per renderle omaggio. Dopo aver visitato la tomba di sua madre, Mabel si voltò e fece una foto a suo marito che la stava aspettando in macchina. Ciò che Mabel non si aspettava era che a sua madre andasse di fare un giro sul sedile posteriore. Ad oggi, questa rimane una delle foto più controverse. Molti esperti l'hanno analizzata e studiata, ma ciò nonostante, nessuno studioso di paranormale si è mai preso la briga di bollarla definitivamente come falsa. Questa foto è diventata una delle foto paranormali più famose di tutti i tempi. Presenta quello che sembra essere un ragazzino con gli occhi bianchi che sta spuntando da una porta. George Lutz ha rivelato la foto del ragazzino del fantasma di Amityville nello show del Merv Griffin nel 1979, 3 anni dopo che era stata scattata. L'immagine è stata presumibilmente catturata da Gene Campbell, un fotografo professionista che faceva parte del team che ha lavorato con gli investigatori di paranormale Ed e Lorraine Warren. Il bambino in questo ritratto era John Matthew DeFeo ed aveva solo 9 anni al momento della sua tragica morte. Il piccolo Matthew venne brutalmente assassinato con un colpo di fucile da suo fratello maggiore Ronnie DeFeo, che in seguito ucciderà tutta la sua famiglia. Se questo nome dovesse suonarvi familiare, beh, è normale. L'orrore della famiglia DeFeo è solo l'inizio per quello che verrà in seguito ribattezzato l'orrore di Amityville. Notate qualche somiglianza?
Questa foto è stata scattata nel 1966 dal reverendo Ralph Hardy, nella sezione Queen's House del National Maritime Museum di Greenwich, in Inghilterra. Hardy, un ecclesiastico in pensione, intendeva solo scattare una foto dell'imponente scalinata dei tulipani, ma ha anche catturato questa apparizione di una figura vestita che saliva le scale. Il negativo originale è stato esaminato da esperti, tra cui alcuni membri della Kodak, i quali hanno ritenuto che la foto non fosse stata manomessa. Molte persone hanno riferito di aver visto figure misteriose camminare tra i corridoi e il suono di passi nelle stesse vicinanze della scala per anni prima e dopo lo scatto di questa foto. Questa forse è la foto spiritica più famosa di tutte. The Brown Lady of Raynham Hall, a Norfolk, in Inghilterra, è diventata famosa a livello internazionale dopo che la sua apparizione è stata catturata sulle scale durante un servizio fotografico per la rivista Country Life. La Brown Lady è così chiamata per il vestito di baroccato marrone che si dice essa indossi. Secondo la leggenda, la Brown Lady di Raynham Hall è il fantasma di Lady Dorothy Walpole, la sorella di Robert Walpole, generalmente considerato il primo ministro di Gran Bretagna. Era la seconda moglie di Charles Townsend, noto per il suo carattere violento. La storia dice che quando Townsend scoprì che la moglie aveva commesso adulterio con Lord Wharton, la punì chiudendola nelle sue stanze nella casa di famiglia, fino alla sua morte nel 1726 a causa del vaiolo. E queste, amici miei, erano 5 delle foto di fantasmi che ancora oggi fanno parlare di sé. Indipendentemente da come uno la possa pensare, è innegabile che, avendo conosciuto le loro storie e cercando per un secondo di calarsi nei panni di chi le ha scattate, non può che non scenderci qualche brivido lungo la schiena. Ancora oggi questo è un argomento tabù e non è da escludersi che un giorno o l'altro non ci possa essere una conferma di esse o una totale demistificazione. Fino ad allora, beh, a noi non resta altro che viaggiare con la mente e cercare di dar loro una nostra personale interpretazione. E voi? Qual è stata la foto che più vi ha colpito? Fatemelo sapere con un bel commento qua sotto e se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, attivate la campanella degli avvisi e se volete condividete il video con i vostri amici. Noi ci vediamo al prossimo episodio.